sì, eccoci qui, penultima puntata di playlist all'interno di Rock and Safe. Questo vuol dire che avete già 32 nuove canzoni nella vostra libreria, o magari le state ascoltando in modo diverso, e 8 termini che già si stanno intrecciando, stanno entrando e stanno uscendo, no, in questa vostra nuova ricerca di comunicare la sicurezza. Per questa penultima puntata io ho preso un termine molto 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 strano, che è guerra. E allora lasciamo suonare l'ampli e vediamo gli amici del garage che cosa mi hanno lasciato. Sì, questa gliel'ho chiesta, è stata una mia richiesta di fare Brothers in Arms di Dire Straits, la canzone che io ho portato anche in intervista con Stefano Pancari, perché credo molto nella visione della guerra come termine di paragone, come fratelli, fratelli in armi, come condivisione del proprio destino, come fratelli in un solo mondo, come obiettivo, come essere fratelli sul luogo di lavoro, essere membri della stessa famiglia. Provate a pensare quanto potente è questo linguaggio metaforico per far passare determinati concetti. One, Metallica, la guerra è anche come senso di solitudine, come senso di impotenza, no? Proprio è un termine che ci permette di andare a fondo, a scavare nell'intimo, nell'emozione. E come non si potrebbe introdurre Zombie dei Cranberries, della straordinaria e indimenticabile Dolores O'Riordan, che quando canta Zombie ci canta la violenza che causa silenzio, la violenza che ci sta a significare che stiamo sbagliando qualcosa. Allora, quando nella nostra organizzazione, quando nel nostro team c'è silenzio, proviamo ad ascoltare Zombie e riflettere un po' al motivo, alla radice che genera questo silenzio. Ultima canzone, andiamo un po' sul Revival, Volunteers, Jefferson Airplane, la guerra come cambio di generazione. C'è una generazione che sta invecchiando, che è conservatrice, forse anche conformista, e una generazione che invece sta creando nuova anima e nuova coscienza. Allora, quando parliamo di guerra, vediamo anche un po' di fare un investimento, di seminare nei nostri figli quel cambiamento che noi vogliamo vedere realizzato. Siamo arrivati allora a 36 canzoni nella vostra libreria, 9 appuntamenti da questa straordinaria location. Vi aspetto alla prossima puntata, perché sarà una puntata assolutamente speciale. Ospiti, location nuova, musica questa volta dal vivo. Vi aspetto, non mancate, e come sempre be safe, be rock and safe. Da Andrea Trespidi un grande saluto e arrivederci alla prossima e ultima puntata. Ciao!